Circa 2 mesi fa mi hanno mandato l'Umidigi F1, uno smartphone che costa appena 190 euro ma che, sulla carta, sembra poter sfidare i top di gamma. Scopriamo insieme se è veramente così. Il telefono arriva in una confezione semplice ma elegante, accompagnato da un caricabatterie da muro, un cavo USB-C e una cover in silicone con effetto pelle, aggiunta più che apprezzata. Per quanto riguarda l'estetica, il retro è completamente in metallo, tra l'altro con una finitura rossa davvero particolare, e la qualità costruttiva è ottima, mentre davanti c'è un display da 6.3 pollici Full HD Plus con cornici ridotte al minimo e notch. Purtroppo sì, c'è il notch, ma a questo prezzo non si possono pretendere soluzioni alternative, però c'è anche il jack audio, cosa che a molti potrebbe far piacere. Per il resto non starò qui a elencarvi tutte le caratteristiche tecniche, perché davvero, a partire dalla batteria da 5150 mAh fino alla memoria interna da 128 GB, sono specifiche da top di gamma. Ciò su cui invece voglio concentrarmi è il software, che spesso viene lasciato in secondo piano, ma ancora più spesso è quello che fa la differenza. Basato su Android 9 Pie, non presenta particolari personalizzazioni da parte del brand. L'unica nel menu è la voce Smart Assistant che vi consentirà di controllare le app bloccandone l'utilizzo dei dati mobile o il funzionamento in background. Vi permetterà di registrare lo schermo, scannerizzare dei codici e mettere in muto un allarme ruotando il device. Inoltre, tramite Buttons potrete scegliere se utilizzare la classica navbar con i tasti a schermo oppure le gesture, ed entrambe le possibilità sono customizzabili. Le altre sezioni sono quelle che qualsiasi utente Android conosce a memoria e come vedete c'è una voce dedicata al sensore di impronte digitali presente sul retro. Fingerprint scanner che non è molto veloce, a differenza di terminali più costosi ci mette un secondo buono a sbloccare, ma che vanta comunque un'ottima precisione. A me è capitato davvero raramente che chiedesse di riposizionare il dito perché non era riuscito a riconoscerlo. In più, e queste sono aggiunte decisamente apprezzate, il sensore può essere settato in modo da svolgere un'azione quando viene effettuata una pressione singola, doppia o prolungata. Xiaomi, impara, ti prego. Ovviamente i toggle nella tendina sono modificabili e per quanto riguarda le app di default, il pregio è che ce ne sono veramente, veramente poche. Giusto un file manager, una torcia, la radio e quelle di Google. Ciò contribuisce a tenere leggero il sistema che, anche grazie ai 4 GB di RAM DDR4, non mi ha mai dato problemi di impuntamenti e lag. Stiamo sempre parlando di un dispositivo da 200 euro, quindi in generale più lento rispetto a uno che ne costa 600. Tuttavia non è una lentezza pesante e non si fa sentire particolarmente. Riguarda più che altro azioni specifiche come, appunto, lo sblocco con l'impronta o l'apertura delle app, ma difficilmente queste cose le si nota se non proprio mettendo fianco a fianco l'F1 e un top di gamma. Una cosa che invece non mi è piaciuta per niente, e qui si vede tutta la differenza rispetto a un telefono più caro, è la fotocamera. Anzi, le fotocamere. Sia quella anteriore che serve per lo sblocco con il volto, sia quelle posteriori sono di pessima qualità. Tante aberrazioni cromatiche, poca nitidezza e con bassa luminosità, persino con l'HDR attivo, il rumore salta fuori come niente. In manuale i risultati migliorano leggermente, ma non aspettatevi miracoli. Inoltre, la seconda camera posteriore non è un teleobiettivo né un grandangolo e serve solo a dare profondità, ma il fatto è che questa profondità viene creata con uno sfocato laterale che sembra aggiunto a casaccio con un'app di fotoritocco, perciò anche qui male male. Insomma, se per voi è importante che lo smartphone faccia delle buone foto, andate oltre. Per il resto manca la ricarica wireless ed è un peccato perché, con una batteria così capiente, una reverse wireless charge avrebbe consentito di usarlo come una power bank. Ma è una scelta comprensibile poiché l'utilizzo di tale tecnologia avrebbe alzato i costi. A proposito di batteria, comunque, 2 giorni di utilizzo sono praticamente garantiti. Pure con un sacco di processi in background e un uso stressante, da tal punto di vista non dovrete preoccuparvi. Infine, è dual SIM e potrete espandere la memoria con una microSD. Come detto all'inizio, il prezzo è di 190 euro per la versione rossa, ma si può anche acquistare con il retro nero o oro a 10 euro in più. Naturalmente non è un telefono per tutti. Se siete malati di tecnologie e volete un device fulmineo, non sarà questo a soddisfarvi, così come se volete un terminale che faccia delle foto da paura. Tuttavia, se vi basta uno smartphone che svolga il suo lavoro, che non si impunti e che sia al passo con i tempi grazie a cornici ridotte e scanner per le impronte, allora potrebbe essere un'ottima soluzione dal prezzo abbordabile. Perfetto, io non ho altro da aggiungere e spero che questo breve video vi sia stato utile.
Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del Lumidigi F1 e se per voi può essere una valida alternativa. Come sempre, ricordatevi che like e condivisioni mi aiutano a crescere e noi ci rivediamo la prossima settimana.